Le prove sgangherate sono una serie di video in cui io provo dei videogiochi semplici che secondo me non necessitano né di un long play né tantomeno di una recensione. Trovo la maggior parte di questi programmi in rete, soprattutto su siti che organizzano delle competizioni per hack o per homebrew, come per esempio SMS Power. Alcune di queste realizzazioni sono incomplete oppure molto semplici. Bene, le troviamo all'interno di questi video le prove sgangherate. Stiamo per provare questi quattro titoli che sono tutti homebrew e mi raccomando, attenzione alla versione che vi ho messo tra parentesi. 3D City, proviamo. Questo shoot'em up. Proviamo prima con Easy. Beh, intanto c'è la musica di Space Harrier che è un punto a favore. Si spara a queste astronavine. C'è un accenno di effetto 3D. Ma credo che sia un gioco che si adatterebbe bene alla Light Phaser, pistola del Sega Master System. Belle le esplosioni. Non è brutto, però se non c'è altro da fare, alla lunga annoia. Proviamo ad aumentare il livello di difficoltà. Adesso su hard vediamo se l'azione è più caotica. Sì, mi sembra che compaiono più avversari. Però vabbè, non è che... Cioè, il gameplay è sempre quello. A quella X che è comparsa lì a destra è perché credo che mi abbiano colpito. Comunque non è brutto, solo che si fa solo questo. Secondo me per la pistola andrebbe bene come gioco. Magari aggiungendo anche degli altri avversari. Direi che possiamo provare un altro gioco. Acid Reflux, credo si dica Reflux. Proviamo. Oh, già come muove le gambette o le ruote mi ricorda il gioco Moon Patrol. Però qua si deve avanzare. Ci sono alcuni strati di parallasse. È comunque una grafica che ha stile. Si va sempre più veloci. E credo che lo scopo sia semplicemente avanzare. Se non si riesce a saltare, praticamente il nostro mezzo va indietro. Anche questo non è male. Cioè, all'inizio è divertente, però poi non ci sono avversari. Non si spara, non si creano delle voragini, come per esempio quelle in Moon Patrol. E boh, sicuramente l'idea è buona, lo stile mi piace, è bello che va sempre più veloce, diciamo che potrebbe essere un bel sottogioco di un videogioco più ampio, oppure se lo si vuole rendere questo un gioco completo bisogna apportare qualche variante, secondo i miei gusti. Ecco, vedete se adesso siccome va più veloce basta sbagliare un salto che si va subito parecchio indietro. Mi piacerebbe se ci fossero dei salti, cioè dei momenti in cui il terreno scompare, cioè bisogna saltare da una parte all'altra, tipo gioco di piattaforme. Magari c'è, perché insomma non è che ho mai giocato tanto a questo, quindi potrebbe essere che c'è. Al momento non l'abbiamo visto.
però visto che è più o meno sempre uguale, io direi di provare un altro gioco. Poi se voi volete potete approfondirlo, vi ho messo il titolo e la versione, potete cercarlo e scaricarlo. Oh, questo comincia con una schermata da cartone giapponese, qua scegliamo tra l'inglese e il francese. Oh, I'm bored to death. Plus I have no... un attimo, datemi il tempo di leggere. But Eugene, you have school tomorrow. Vabbè, questo Eugene se n'è andato. Master of Labyrinth. Allora, ah, bello che c'è una mappina lì a destra, così sappiamo dove siamo stati. Allora, già la mappina mi piace. Qua c'è un bar, dobbiamo dargli da bere. Cerchiamo da bere. E... oh, cosa succede? Ma... oh, vabbè, sono morto, ma... non ho visto nessun ostacolo. Vabbè, riproviamo. Allora, andiamo a sinistra. Allora, giù di qua c'è il trabocchetto, quindi andiamo dritti. Have you seen my brother? No, non l'ho visto. Andiamo giù di qua. Una bottiglia. Vuoi vedere che la bottiglia devo darla al barista di là? Barista o quello che era al bar, insomma. Proviamo. Thanks, kid. Ok. Andiamo avanti. Si può. Qua ci sono un po' di bivi. Proverei ad andare di qua. Oh, ho finito. Vabbè, diciamo che ci sono delle buone idee. Ci sono delle buone idee. Io il trabocchetto che non si vede non l'ho gradito. Però se i labirinti sono piccoli, alla fine si fa un po' di trial and error. Ok, proviamone un altro. Strike Sword. Allora, mi ricordo un gioco del Neo Geo. C'era un gioco del Neo Geo in cui si vedeva il proprio alter ego digitale dal dietro. Qua si vede solo la spada, però non capisco come cavolo si fa. Dunque, qua si possono scegliere fra tre diverse opzioni. Poi si può andare a destra e a sinistra. Con un tasto si fa il pendente diagonale destro, con l'altro diagonale sinistro, ma non capisco come si fa per uccidere questi tizi, perché mi uccidono sempre loro. No ragazzi, così non va bene. Ah, poi se vai tutto a destra o tutto a sinistra, la spada si mette così di traverso, pari. No, adesso non ho parato, sono morto, ma mi sa che para, cioè così para da una parte e dall'altra para dall'altra parte, chiaramente. Poi e dopo premi il tasto e lo colpisci e lo uccidi. Sì, adesso sto andando un po' a caso, Questo? Ecco, mi ha ammazzato. E oramai sono diventato bravissimo. Ecco, appunto. Vabbè, comunque è abbastanza difficile, quindi ho cominciato a salvare con l'emulatore. Bisogna capire un po' il meccanismo. All'inizio non è semplice da capire. E comunque anche una volta capito il meccanismo, insomma, è abbastanza difficile. Almeno io lo trovo difficilotto. Però è anche ripetitivo. Più o meno i vari personaggi, al massimo c'è quello che non para, o quello che attacca prima a destra, o quello che attacca prima a sinistra. Però fanno più o meno tutti la stessa cosa, almeno in questa opzione, perché poi non ho provato bene le altre due. Diciamo che ha una certa originalità, anche se a me non piace molto, ma questi sono i gusti. I gusti sono quelli che sono. È finito. Ok.
sulla finale di questo gioco finisce anche questo video. Grazie per la visione, un like e un'iscrizione al mio canale saranno sempre molto graditi.